Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Siamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissime. Le letture di questa domenica sottopongono alla nostra attenzione delle bellissime tematiche, anche molto profonde, nascoste, ecco, sotto un'apparenza a prima vista semplice di questi due episodi evangelici. Una donna malata di una non meglio precisata emorragia, di perdita di sangue da 12 anni, non sapeva più a che santo votarsi, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo un sacco di soldi, anzi tutti i suoi veri peggiorando, tocca a Gesù e viene guarita. Una bambina di 12 anni, mortalmente malata, che muore e viene risuscitata da Gesù. Quindi apparentemente sono due bei miracoli che il Signore ha fatto. Voi sapete che però nei Vangeli, questo da sempre l'hanno insegnato i maestri di spirito, dietro le azioni materiali che Gesù ha fatto realmente, non sono leggende o favole, questi fatti sono storicamente accaduti, quella bambina era morta davvero e Gesù l'ha risuscitata, però si nascondono degli ulteriori e assai più profondi significati che certamente coinvolgono, lo vedremo subito, anche le nostre esistenze. Per approfondirli un po' in questa prima omelia, è bene fare un passo indietro, perché come sapete la prima lettura è sempre strettamente collegata al Vangelo. Allora, qui abbiamo una persona che è morta nel Vangelo, è una persona che stava molto male. Domanda, voi lo siete mai chiesti? Ragazzi, ma perché dobbiamo morire? Voi lo sapete, non fate gestacci, che qui dentro tra 100 anni non ci stiamo più noi, siete tranquilli. Pure questi piccoli fagioli che stanno qua, ci avranno 6-7 anni, io gli auguro che appaiono a 107 anni, ma è difficile, facciamo 110. Tra 110 anni qui ci sarà qualcun altro, qui c'è stata molta gente in questa chiesa, questa c'è 1000 anni di vita, ci sono stati pure i santi, ma non ci stanno più, tutti morti sono. Tra 110 anni non ci stanno più. Allora, noi dobbiamo per forza chiederci perché si muore, perché moriamo, perché c'è la morte. È un tema che mi hanno chiesto, per la verità, lo sto affrontando con i giovani adulti della parrocchia, mi hanno chiesto questo, dicevo, ma allora perché non parliamo insieme dei problemi, che c'è sta, che cos'è la morte? E dopo la morte che c'è sta? Ci spieghi cos'è il paradiso, esiste il paradiso, il purgatorio, l'inferno, il giudizio universale, tutte queste cose qua. Ce ne parli un po', dico, come no? E proprio ieri abbiamo finito di parlare della morte, quindi proprio ieri con i ragazzi gli citavo il passo della prima lettura. E qui, ragazzi, fratelli miei, figlioli carissimi, qui dovremmo farci tutti quanti delle domande, perché la fede dà alcune risposte, però noi dobbiamo chiederci sinceramente davanti a Gesù: io ci credo oppure no? E comunque una risposta noi ce la dobbiamo, capite? Cioè, io racconto sempre una cosa, è una brutta cosa quello che vi sto dicendo, proprio brutta. Sono prete da 14 anni, avrò celebrato oltre 200 funerali e mi tengo in basso, forse di più. Ma sapete quanti oli santi ho dato in vita mia? Forse 20, il 10%. Vuol dire che 180 persone a cui ho fatto il funerale sono morti senza l'olio santo. Secondo voi questa è una cosa bella o no? È una cosa grave o no? E che cosa significa questa cosa? Come mai che la gente non chiama più il prete a dargli l'olio santo? Ve lo siete mai chiesto? Io ve lo sono chiesto, non è chiaro, no? Perché mi dispiace, mica lo posso obbligare. Sapete perché? Perché era morto e non si può pensarci. E perché se chiami il prete, poi c'è il pericolo che muori il mondo, vede il prete, non tocca morire. Ha scoperto la verità, quando muori tutti quanti, capite? Cioè, non pensare alla morte non è una cosa intelligente, capite? Perché alla morte bisogna pensarci, come bisogna prepararci a morire. Perché mica, il tema della morte, voi che pensate, per esempio? Cioè, adesso lasciate perdere quello che dico io. State tutti quanti qua a messa, cioè avete ognuno una testa, un cuore vostro, no? Che c'è stato con la morte? Che cosa c'è stato? Niente? Andiamo sotto un metro da terra? Diventiamo cibo per i vermi, diceva qualche autore nichilista,
Bello, eh? Le nostre ossa vanno a se rosicchiera qualche cagnolino, se riesce a ritrovarle. È questo? Che ci sta? Andiamo tutti in paradiso, cioè, comunque uno si è vissuto bene, male, camorrista, è mafioso, va a messa tutte le domeniche, che ne so, dice il rosario, oppure a messa non ce l'ha mai, bestemmia come tu, chiunque muore, ma tutti in paradiso, tutti, se esiste il paradiso, o non ce vanno tutti in paradiso. Noi a questa domanda, che ti dice il cuore? Noi dobbiamo pensarci a queste cose, perché prima ancora che ti risponda la fede, perché la fede risponde a tutte queste domande, la Chiesa le insegna queste cose, ma tu che pensi? E in base a cosa pensi quello che pensi? Perdonatemi un giro di parole. Voi immaginate, no? Allora, immaginate, facciamo finta che dopo la morte vanno tutti in paradiso. Ti prendi il più grosso criminale della terra, è proprio la persona più cattiva che ne ha fatte da tutti i colori. Pensate alle cose più brutte che si possono fare, le violenze sui bambini, pensate alle cose più brutte che si possano fare. Fino alla fine continua a farlo senza dare nessun segno di pentimento. Va bene? E quello va in paradiso a fianco a Padre mio. È così secondo voi? Che cosa vi dice la coscienza pensando a una cosa di questo genere? Perché allora la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è tutta la nostra coscienza. Cioè, se Dio facesse così, ma tu che gli diresti al Padre Eterno? Saresti contento? È bello? È giusto? Sì o no? E allora ci deve essere. Allora qui dobbiamo darci qualche risposta. La prima lettura, sapete che cosa vi dice? Molta gente si pensa che la morte è colpa del Padre Eterno. Dobbiamo morire. Quando è morto l'altro, leggete il Vangelo, dice: ah, tu eri tanto amico suo, e perché te ne sei andato in giro e non sei venuto qui e non hai salvato dalla morte l'amico tuo? Ma così abbiamo detto Gesù. Ma sapete perché ci sta la morte? L'ha creata Dio la morte. Prendete il foglietto, libro della sapienza, dietro la lettura, gli ha letto, ha detto parola di Dio, non ha detto parola di Maria, che era la lettrice, capito? Ha detto parola di Dio. Dio non ha creato la morte, non l'ha creata Dio. Cioè che la morte sia sul pianeta Terra non dipende dal Padre Eterno, sapevate? Dio non vorrebbe che morissimo, lo sapevate? Dio non vuole che muoia, non vuole che la morte, sapevate? Morivo tutti quanti. Domanda, vedete quella bella signora che sta, che è la padrona della nostra parrocchia, no? Non sta qui sotto, l'abbiamo messa in bella esposizione, questa è la patrona della nostra parrocchia, perché questa parrocchia, anche se qui a Sermoneta è molto famosa, la Madonna delle Vittorie, che vogliamo tanto bene, questa parrocchia è dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo. Quella signora lì è morta oppure no? È morta? C'è da qualche parte la tomba della Madonna? Se non me lo dite, c'è da qualche parte, non è morta la Madonna, com'è che non è morta? Vanno tutti la Madonna, non è che la Madonna è Dio? Quindi è immortale per natura, no? E perché non è morta? La Madonna, sapete perché non è morta? Perché non ha fatto nessun peccato. Non ha avuto il peccato originale, non ha fatto nessun peccato. Quindi non solo non è morta fisicamente, attenzione, ma non ha mai sperimentato la morte nel cuore. Cosa dice il libro della sapienza? Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Andiamoci a fare un bel giro per Sermoneta, sotto al giardino degli aranci, oppure in questo periodo che ci stanno sempre gli uccellini che cantano, le rondini la mattina quando mi sveglio sul terrazzo, mi faccio certe lodi con tutte queste rondini che mi girano davanti con uno spettacolo unico al mondo. Chi l'ha fatto? Dio l'ha fatto con tutte le cose. Cosa ha fatto? Dio ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono belle, in esse non c'è il veleno della morte. Ha creato anche l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Tutti quanti noi siamo immagine e somiglianza di Dio, per questo che ogni uomo deve essere rispettato. Ha una dignità intrinseca che gli deriva dal fatto che una creatura uscita dalle mani di Dio, tu che mi stai ascoltando, piccolo, grande che sei, devi sapere, tu sei perché Dio ti ha pensato e ti ha creato, capito? E nessuno può venire a dire brutto imbecille, per dire. Perché non può mancare di rispetto a un'opera, non solo un'opera di Dio, ma un'opera che è fatta a immagine di Dio. E che cosa è successo? Che è entrata la morte nel mondo perché? Per invidia del diavolo, il peccato originale. Per invidia. Il diavolo cosa ha fatto? Ha istigato l'uomo a peccare. Cos'è il peccato?
separarsi da Dio. Cos'è la morte? La separazione violenta e naturale dell'anima dal corpo. Ecco perché moriamo. Voi ci credete che noi moriamo a causa del peccato originale e a causa di tutti i peccati che noi abbiamo fatto? Cioè i peccati che noi facciamo, di cui il Signore ci perdona, sono la causa del fatto che noi andremo a finire nel cimitero. In questo insegna la Chiesa, questa è la rivelazione. Ci credete voi oppure no? Attenzione, la morte è entrata nel mondo per via del diavolo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Sapete che c'è gente che appartiene alla morte quando è ancora viva? L'avete mai sentito? L'avete mai sperimentato quella morte del cuore? Quando una persona si sente angosciata, specialmente quando fa una vita molto disordinata, che si sente disperata, angosciata, che gliela fa più. E che cos'è quello? Quello è un morto che cammina. Lo dirò domani, no? L'immagine di quella... La Chiesa, come li chiama i peccati gravi? Vi ricordate il catechismo? Come li chiama i peccati gravi? Peccati? Mortali. Mortali, giusto? Che significa mortali? Che ti faranno morire e ti mandano al cimitero, ma che la morte te la danno subito. Tu basta che fai un peccato mortale, dentro la tua anima la morte è entrata. Con tutte quante le male passioni che si accompagna, ripeto, disperazione, angoscia, senso di solitudine, noia della vita, desiderio di farla finita, non ti porta niente di nessuno, non provi gusto in niente. Questa è la morte. Secondo voi la Madonna viveva così? Lo dico io, no. Ma la Madonna soffriva, e la Madonna ha sofferto tanto, ma con gioia e per il nostro bene. Ma dentro il cuore c'era sempre la gioia, era sempre felice. E la morte fisica non l'ha voluta toccare. Perché? Perché il peccato non l'ha conosciuto. Basta, io mi fermo qui perché Papa Francesco, non l'ho pure sentito negli ultimi giorni, rimane sempre fedelissimo ai suoi 10 minuti, perché basta dire poche cose e pensarci bene. Però pensiamoci a queste cose. Tu ci credi a queste cose, perché queste cose sono scritte nella Bibbia e sono insegnate dalla Chiesa. Sono una risposta a questi grandi problemi. Tu puoi anche, che dire, la fede non può essere imposta, la fede deve essere accolta. Però il problema te lo devi porre. Perché noi moriremo. E quando stare al punto di morte, lo chiami il prete o no? Che guarda che meglio che lo chiami. D'accordo? Perché se Gesù Cristo ha fatto un sacramento per prepararci a morire, ci sarà un motivo, no? Capite? E c'è un motivo. Ecco, sono cose a cui dobbiamo pensare, nessuno può pensarci al posto nostro. Chiediamo a Maria Santissima che indirizzi i nostri passi sempre nella via del bene e possiamo fare nostre le cose che ci vengono dalla fede, crederci e poi agire di conseguenza. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.